Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Siamo passati di municipio e oggi vedremo tutte le novità per questo nuovo TH. Buona visione a tutti. Vi faccio più o meno un resoconto delle mie intenzioni su questo TH, ovvero oggi vedremo i giochi del clan e un nuovo esercito. Vi spiego anche in breve cos'è il Volano. Poi invece nel prossimo video vedremo la capitale del clan, cos'è e come funziona. Vedremo il mercante e basta così. Poi dopodiché si passa di nuovo di TH. Ok ragazzi, direi di partire intanto con l'esercito e poi andiamo a vedere cosa sono i giochi del clan e come funzionano. Allora, abbiamo visto che abbiamo sbloccato questa nuova truppa e il suo compito appunto è quello di andare a curare le truppe. Sorvoliamo invece al nuovo incantesimo che abbiamo sbloccato, ovvero questo qui, la guarigione. La guarigione è simile al guaritore, solo che appunto è una pozione e può curare volendo anche truppe aeree. A questo punto direi di passare un attimo a vedere come funziona la guarigione. Vi faccio vedere, visto che ci siamo, anche i guaritori. Togliamo magari tutte le mongolfiere. Ecco, tre guaritori. Vabbè, ci possono anche stare. Andiamo. E andiamo in multigiocatore. Poi più avanti, ragazzi, vi porterò anche il giocatore singolo. Quindi farò dei tutorial appunto di come andare a tristellare i villaggi del giocatore singolo. Allora, questo mi sa che è un po' troppo. Un po' troppo cattivo come villaggio perché è troppo chiuso. No, questo no, non lo so. Ma sì, buttiamoci che ci frega. Solo che magari non riesco a farvi capire come funzionano questi guaritori. Proviamoci lo stesso. Sti cavoli. Allora, ragazzi, mettiamo qui due. Tanto per. Perché poi dobbiamo appunto, vedete, dobbiamo abbastanza pulire i lati per far entrare poi il resto dei maghi al centro del villaggio. Ok, possiamo mettere il resto. I guaritori, in questo caso, li mettiamo sui giganti. Solo che vedete, essendo una truppa aerea, le difese aeree poi le vanno a colpire, quindi dovete stare anche attenti. Poi vedete, erano sui giganti, si sono spostati sui maghi. Come percepiscono che quelle truppe stanno messe male con la vita, vedete che si spostano. Ora, siccome è rimasto però soltanto uno, ecco. Gli ultimi giganti sono volati proprio. E vedete, così non perdete praticamente le truppe perché vengono di continuo curate. Io che non lo volevo attaccare questo. Ok, vi faccio vedere come funzionano queste pozioni. Guardate. All'interno di questo cerchio, anzi, se ci entra il guaritore, guardate, si cura anche il guaritore. Ed è molto comodo. È molto comodo, sono le pozioni che si useranno magari un po' più spesso. È una delle pozioni, anzi, che vengono usate un po' di più. Ok. A questo punto possiamo andare a vedere cosa sono i giochi del clan.
e come funzionano. I giochi del clan sono un evento in cui potrete scegliere se partecipare o meno. Questo evento avviene ogni mese e dura 6 giorni, dal 22 di quel mese fino al 28. Se partecipate, voi avrete delle missioni simili a quelle del pass stagionale, quindi simili a queste qui, in cui se appunto le andrete a completare queste missioni ricaverete del punteggio. È uguale come questo che vedete, come queste missioni che vedete qui. Il meccanismo è quello, solo che questo è per ogni singolo giocatore. Invece nei giochi del clan, se completate quelle missioni, andrete ad aiutare appunto tutto il clan. Andiamo a vedere. Tutti questi rettangolini sono missioni che voi potrete andare a scegliere. Intanto prendiamo in considerazione l'interfaccia principale, diciamo. Andiamo su clan. Questi sono tutti i giocatori che hanno partecipato e che hanno finito. C'è un punteggio massimo anche per ogni singolo giocatore, ma tra poco lo vedremo. E queste sono le ricompense. Adesso sono tutte accese, queste colonne. Appena iniziate, invece, saranno tutte spente. E il vostro clan dovrà raggiungere il punteggio necessario per accendere queste colonne. Vedete che per ogni colonna ci sono 3 ricompense che voi potrete andare a scegliere. Per ogni colonna però potrete scegliere una ricompensa. Il punteggio massimo che il clan dovrebbe raggiungere per prendere tutte queste ricompense, quindi 6 ricompense diciamo, deve essere 50.000 punti. Invece ogni giocatore dovrà raggiungere 4.000 punti, non per forza, ma se raggiunge questi 4.000 punti potrà scegliere una ricompensa extra. Quindi invece che 6 ricompense potrà sceglierne 7. Quindi ad esempio su una fascia potrà scegliere 2 ricompense invece che una. Ok, facciamoci una missione tanto per vedere come funzionano questi giochi. Intanto ne ho fatta una, solo che il video è uscito muto, quindi mi tocca rifarla. Comunque, facciamoci questa, che è abbastanza facile. Dobbiamo praticamente usare almeno un goblin. Anzi no, giusto? Sì, mi sembra di sì. Sì, sì, dobbiamo fare una stella usando almeno un goblin. Noi ne portiamo soltanto uno perché tanto non ci interessa, diciamo. Solo che qua ho combinato il casino. Allora facciamo così. Portiamone più di uno, che sennò qui mi sballa tutto l'esercito. Ok, vanno benissimo 4. Poi io faccio una cosa che voi non dovete fare, cioè appunto gemmare tutto. Voi magari evitate di farla, soprattutto all'inizio in cui avrete bisogno di gemme per comprarvi il quarto costruttore, che costa, non mi ricordo, 1000 gemme, quindi proprio niente, porca miseria, 1000 gemme. Io ne ho 17, quindi sto messo a posto. Ok, andiamo in multigiocatore. Vi vorrei anche far vedere il volano, cioè la nuova difesa, come funziona. Qui ad esempio c'è il volano, però ci arriviamo? Cioè, quello è il problema. È un po' cattivo forse questo villaggio, ma sì, andiamo avanti così, che ci frega. Ok, iniziamo. Sono un po' folla, un po' tanto. Ho dimenticato di mettere i guaritori. Guardate, quel volano è partito, vedete?
Volano spara vento, diciamo, e ci sposta le nostre truppe aeree e dà molto 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 fastidio, perché spostando le truppe aeree praticamente queste truppe non vanno a sferrare il colpo. Ora, o che sono guaritori come in questo caso, o che sono mongolfiere, quelle che per ora abbiamo disponibili, comunque è sempre rognoso, perché ad esempio i guaritori, avete visto, se li ha spostati via, quindi non ha potuto curare i nostri giganti e infatti sono morti nel frattempo. Ok, però ci siamo rubati abbastanza risorse, quindi va benissimo lo stesso, era solo per fare la missione principalmente. Avete visto, è comparso scritto che noi abbiamo completato la missione. Una piccola differenza e un piccolo consiglio. Vedete, questo ad esempio ha lo sfondo diverso da tutte le altre missioni che vediamo qui. Questo vuol dire che quella missione è per il villaggio notturno. Infatti, se andiamo a leggere quello che ci richiede, ci dice di distruggere 4 spaccatutto. Io vi consiglio, se volete fare abbastanza velocemente, diciamo, i giochi, vi consiglio di fare le missioni del villaggio notturno. Quindi, in questo caso, a me conviene prendere questa missione qui, perché intanto mi dà di più punteggio, mi dà 300 punti, invece quelle che abbiamo fatto poco fa erano soltanto 150. Però, a parte questo, le missioni del notturno sono magari un po' più veloci da completare, perché raggiunto un certo TH le truppe richiederanno più tempo per addestrarsi. Quindi, se voi fate quelli del villaggio principale, le missioni del villaggio principale, ci mettete un'eternità. Invece queste del villaggio notturno fate abbastanza veloce, anche perché le truppe nel notturno si addestrano velocemente. Poi un altro trucchetto per finire velocemente i giochi del clan è quello di andare a strappare, diciamo, queste missioni. Ad esempio, se ci sono missioni un po' del cavolo, tipo questa che non la sopporto, tipo questa dove dice di distruggere pezzi di mura nelle battaglie multigiocatore. A me questa missione mi sta proprio sul cavolo. Io la inizio, poi invece di fare quello che mi chiede la missione, faccio elimina. Poi dovrete aspettare 10 minuti, ma se magari avete tante gemme, potete spendere gemme, andate a gemmare, a regalargli quelle 3 gemme e guardate, man mano che voi prendete ovviamente queste sfide, ne arrivano altre, quindi nel frattempo è arrivata un'altra sfida del villaggio notturno. Ragazzi, per questo video abbiamo finito, ci rivediamo al prossimo, ciao a tutti!